E siamo di nuovo qua, venite avanti, ci terremo tantissimo a farlo di giorno questo video, ma ragazzi non è stato possibile assolutamente, perché alle 5, quando i muratori se ne sono andati via, io ho dovuto sbrigare una commissione e sono rientrata che era già buio. Quindi, vieni, qui la situazione è sempre la stessa, i muri a terra. Veramente, un cambiamento c'è stato, c'è questa brutta cugina di mattoni, mamma mia, cosa è lì? Questo brutto gigante di mattoni che serviva per chiudere le porte, e anche questo, infatti non lascio così la serranda aperta, e questo qua domani lo entreranno, ah qui ce n'è ancora qua, che serviranno appunto per chiudere le porte, ma andiamo in bagno, vi faccio vedere finalmente questa stanza nascosta, che è stata una scoperta assurda, che praticamente non lo sapevamo nessuno, secondo me non lo sapeva nemmeno l'inquilino che ci abitava prima. L'architetto ha visto dalla planimetria innanzitutto che c'era un pezzo che mancava, proprio materialmente, ha bussato nel muro, ha detto ok, qui dentro c'è una stanza privata, una stanza, un pezzettino. E quello è spazio che io posso andare a sfruttare. Allora io all'inizio veramente dico la verità, ho detto no, guardate, lasciatela dov'è, non vorrei che c'è un cadavere. Ma come un cadavere potevo anche trovare $1 milione, vi dico, non è che si poteva trovare di tutto lì dentro. Quindi andiamo, ve la faccio vedere. Allora, qui c'è una serie, non si può passare, non so se puoi passare. Infatti no, devi fare il giro della cameretta. E qui, se in quadri non si scade, avrà aperto due porte. Una e due. Ok, è stata aperta questa porta che sarà quella del camerino, del consiglio come lo chiamate, e questa che sarà quella della camera da letto, perché quella là andrà chiusa. Qui ci sono le due porte, quelle che vi dicevo poco fa, quella che sarà del ripostiglio e quella che sarà della camera da letto. E quella là è quella che va chiusa e io qui vado anche ad accanzare un angolo. Perché chiudendo questa parte, già c'è questa parte di muro, chiudendo questa parte vado ad accanzare un bell'angolo dove posso andare a mettere un bel vaso, qualsiasi cosa. E poi qui, come vi dicevo, ci andrà una porta e le due porte lì sono perché appunto la zona notte rimarrà più riservata. Eccola qua. Cioè, ragazzi, non so se vi ricordate com'era, poi farò un prima e dopo per rendere conto meglio. Questo qua era chiuso, praticamente l'avevamo chiuso per dare una forma migliore al bagno, come vi ho detto poco fa. E invece questo è un sacco di spazio che posso sfruttare. Avvicinati, fai vedere da vicino. Questo qua deve ancora essere eliminato. E qui comunque si può fare un armadio a muro, mettere delle mensole lì, in questo verso, mettere degli sportelli, è proprio un armadio dove io posso entrare a mettere comunque, a riporre detersivi, non so, roba da bagno, insomma, è spazio che si può sfruttare. E quindi praticamente per anni e anni questa parte era stata chiusa, non so per quanti anni veramente. 40. 40, così mio marito mi suggerisce per 40 anni, assurdo, e io non mi sarei mai aspettata che qua dentro, cioè, ci fosse la continuazione del bagno praticamente. E se non era per l'architetto che guardava bene la planimetria della casa, la piantina, noi non ci avevamo proprio fatto caso. Insomma, dopo 40 anni abbiamo fatto questa scoperta archeologica, chiamiamola così, di questo spazio che praticamente io ho accanzato perché ci sono da mettere tutto, e poi qua, se già vedete, ci sono già tutte le mattonelle che sono andate via, cioè le hanno tolte. Mattonelle, manca anche la vasca, che già siamo veramente a buon punto come demolizione. Il WC praticamente non lo hanno tolto, però già il bagno comunque come demolizione. Alla grande. E sono tornata dall'altra parte, ragazzi, congelata. Dall'altra parte intendo a casa di mia mamma e mio papà, perché ovviamente c'era la serranda aperta perché c'era quel blocco gigante di mattoni e quindi il freddo era una cosa allucinante, a parte che la casa è vuota e che comunque era già una casa fredda. Infatti andremo a fare i controsoffitti, poi in un secondo tempo si farà la facciata, faremo fare il cappotto termico, insomma andremo a riscaldarla per bene, stufa a pellet.
E quindi avete capito che cosa abbiamo scovato? Io ancora mi sento incredula, veramente. Quando me l'hanno detto, cioè mi ripeto, ragazzi, ho detto no, non buttatela a terra perché non lo possiamo sapere cosa c'è lì dentro. Mi hanno detto, ma come non buttiamo la terra? Dobbiamo aprirlo invece. Va aperto proprio per vedere che cosa c'è all'interno, quanto è profondo questo spazio, è spazio che puoi utilizzare. E quindi l'hanno aperto. L'altra novità, l'altra notizia è che il muro del corridoio, per quelle che mi avevano detto, non buttare a terra il muro del corridoio, non andrà più a terra. Quindi spero che siate contenti anche voi come me, perché io ci ho pensato tanto, ve l'ho detto, dopo che l'ho vista, la cucina soggiorno già così grande, mi sono detta no, io non la voglio più buttare per terra il muro del corridoio e fare open space, perché comunque non ho più pareti dove praticamente mettere dei quadri, per esempio, comunque dove appoggiare un mobile. Quella della cucina è una parete in più che mi rimane, e comunque l'ingresso è una parte della casa che appunto ci accoglie, e che se per esempio sono qualcuno, uno va ad aprire, l'altro vuole rimanere più appartato in casa, e c'è comunque quel minimo di distanza, non, quella persona non è subito nel cuore della Poi casa. comunque, come mi è stato consigliato, giubbini, borse, zaini, fasciacolli, occhiali, chiavi, me li sarei ritrovata sparsi tutti per la sala, perché andava a finire così, figuratevi. Almeno così ogni cosa al suo posto, ci rimetterò il biingresso che io ce l'ho. Magari vediamo invece di un attaccapanni, metterò un armadietto perché mi piacerebbe l'idea, potrei anche farlo fare a muro. Sì, sarebbe una bella idea. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Che stavo a dibu, me lo sono scordata. Ah, che mi piace l'idea di avere uno spazio dove mettere i giubbotti, i giubbini, le borse quando entriamo, che non sia a vista, perché l'attaccapanni poi va a finire che gli metti tante giacche e sembra tipo impiccato, così, che sta per cadere a destra o a sinistra, sta in bilico l'attaccapanni. Fatemi sapere se anche i vostri attaccapanni sono così, ma penso che in quasi tutte le case, a meno che non ci stiamo dietro, non andiamo a liberarli almeno una volta a settimana tutti questi cappotti e giacche che ci mettiamo sopra. Ma comunque, il video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuto vedere questa stanza che praticamente era da 40 anni che stava chiusa, che siete contente che vi ho aggiornato dei lavori che stanno continuando e dei progressi che stiamo facendo. Io vi mando un grosso bacio come sempre, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. E per chi è nuovo, se la tipologia di video vi piace e volete seguire questa avventura dei miei lavori di ristrutturazione a casa nuova, poi vi prometto che farò un bellissimo home tour. Iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Vi mando un altro grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.